Ecco, ora vediamo un altro simbolo, ecco, che si lega appunto ad Artemide ed è un simbolo molto importante come vedremo adesso. In un antico vaso raffigurata mentre prende due leoni per la collottola, uno per mano come fossero gatti, altra volta è rappresentata in atto di acciuffare una pantera ad un cervo. Amava i leoni, a Tebe davanti al suo tempio stava di guardia un leone di pietra, era chiamata anche cacciatrice di cervi perché il cervo era selvatico come lei, agile e diffidente. Allora, come vediamo, Artemide un po' in un certo senso è connessa anche al cervo e questo comunque la assimila a Cernunnos, o Cernunnos. Ma non solo, Artemide è anche connessa al leone. Allora, il connettere, cioè l'assimilare, ecco, l'associare alle dee, il leone, è molto importante perché lo ritroviamo anche in alcune dee semite e in una dea indiana. Le dee semite, ecco, che cavalcano il leone, ad esempio Anat, piuttosto che Ishtar, ad esempio, che è rappresentata in piedi con la gamba sollevata che sta appoggiata su un leoncino che lei tiene con il collare. È una bellissima immagine, infatti. Oppure, ad esempio, ecco, una dea che cavalca il leone propriamente è Durga, una dea che è tuttora adorata in India, la dea, ad esempio, che ha ucciso il demone Mahisha, ecco. Che anche quello è un archetipo molto forte, ecco. Adesso magari il discorso su Durga lo affronterò nei prossimi video. Se qualcuno poi volesse saperne di più, io su Durga ho fatto un PDF, quindi lo mando direttamente. Quindi è importante questo aspetto, ecco, del leone connesso ad Artemide, perché il leone poi è connesso a tante altre dee. La stessa Lilith, ad esempio, sta in piedi su due felini, con ai lati le civette, o anche ad esempio Cibele. O Atargatis, la dea siriana. La dea Atargatis addirittura è rappresentata in trono con due leoni, ma abbiamo visto anche nei video dedicati al Neolitico, ad esempio, la grande madre seduta tra i due leoni, per dire. Quindi tutto questo fa capire appunto come la figura del leone poi sia stato effettivamente assimilato al principio femminile divino, eh. Tra l'altro poi, qui non so se lo dice, penso di no, Artemide in realtà, la prima Artemide era anche connessa all'orso, era proprio la signora dell'orso, difatti le sue prime sacerdotesse, che erano addirittura bambine, venivano prese da bambine, erano proprio chiamate le orse perché dovevano nei riti sacri imitare un po' l'orso, perché l'orso era proprio sacro a questa dea, soprattutto la prima manifestazione di Artemide. Poi, col tempo, ecco, passando il tempo, questi caratteri sono venuti forse un po' meno, però è importante da ricordare che un altro animale associato ad Artemide era l'orso, che tra l'altro poi noi troviamo in un'altra dea che è Artio, una dea celta. Se magari dopo vedo se riesco a farvela vedere, perché Artio ce l'ho su un altro libro proprio dedicato ai Celti, magari dopo vedo se riesco un po' a introdurvi anche Artio, eh. Poi Artemide evitava la compagnia degli altri dei, rifuggiva ogni possibile rapporto sentimentale, odiava tutte le manifestazioni fisiche dell'amore. Era la dea bellissima e intoccabile, dei mille nomi e dei mille attributi. Se Apollo rappresentava la forza luminosa del sole, Artemide era il misterioso influsso della luna e della vita terrestre. È la luna, infatti, che segna i tempi e i ritmi terrestri. Dalla luna ricevono le piante un benefico impulso insieme alle virtù fertilizzanti della rugiada. E Artemide, come la luna, è fredda e lontana, avvolta nel mistero delle selve, come il nostro satellite nell'oscurità della notte. E similmente alla luna, che dall'alto solitaria abitatrice del cielo presiede e influenza ogni evento terrestre, dalla nascita delle piante agli animali fino a quella dell'uomo, così la bellissima dea regna sovrana sulla vita dei campi e dei prati, dei monti e dei boschi, su tutti gli animali. E a lei offrono doni tutte le partorienti dedicandoli figli. Perché? Allora, come si è visto, questi aspetti di rigenerazione della vita, questi aspetti di rugiada lunare che tutto vivifica, che tutto rinnova, sono proprio attributi di Artemide. In questo senso Artemide è sì una vergine cacciatrice, ma è anche appunto la dea predisposta ad ogni nuovo inizio. Allora, adesso questo lo interrompo, proseguo in una terza videolettura.